arrivano poi alla condizione delle persone con questa irresponsabilità generale. Questo io credo sia il cuore morale della nostra protesta. In queste settimane scioperano molti, molti paesi. Avete visto in Grecia, in Spagna, dove vogliono innalzare l'età pensionabile. In Francia si preparano manifestazioni, l'abbiamo avuto in Portogallo, qualcosa in Gran Bretagna e anche in Germania, perché la gente se ne accorge che viene chiamata a pagare per responsabilità che non ha e dice basta a far pagare sempre i soliti che devono sempre chinare la testa e non possono mai affermare con orgoglio i loro diritti, la loro dignità, la loro libertà, la propria condizione. Basta, basta. Infine, proprio per questo contenuto, c'è naturalmente un altro grande problema. Il problema che abbiamo di fronte a noi ha anche un contenuto democratico. Non voglio far polemiche per nessuno, la nostra è una manifestazione rigorosamente sindacale, però mi permetto di fare un'osservazione. Quando il capo del nostro governo dice che ci sono diritti che riguardano il diritto dei cittadini di votare i partiti più grandi e dice una cosa che in democrazia è vera, non può essere lo stesso capo del governo che quando fa gli accordi sindacali non li fa con la più grande organizzazione sindacale del paese. Non c'è una democrazia che vale per i partiti e un'altra democrazia che vale per i lavoratori. Non c'è. La democrazia o è una o non è. O non è. E non lo diciamo. Come pure potremmo fare per amore della CGIL. Lo facciamo per amore dei diritti dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani di questo paese che devono poter decidere sugli accordi, sui contratti, che debbono poter vedere se l'iscrizione a un'organizzazione sindacale è vera oppure falsa. Abbiamo bisogno di trasparenza. Non può mettere sullo stesso piano chi conta 5 e chi conta 0. Questa è la democrazia che esigiamo per i lavoratori, per i nostri iscritti, per tutte le persone di questo paese. È per questo allora che c'è un filo rosso che lega il modo con cui bisogna affrontare la crisi, la condizione delle persone, i diritti di chi lavora, i diritti dei migranti, il futuro dei nostri giovani, il valore dei nostri redditi, la battaglia per avere un progetto che metta il Paese in condizione di uscire più forte e non più debole, più unito e non più diviso. Che Paese sarebbe quello in cui avremmo nel futuro, se le cose non vanno come diciamo, meno occupazione, meno produzione, meno diritti e meno regole democratiche? Non è questo il paese che dobbiamo consegnare ai nostri giovani e al futuro delle nuove generazioni. Bravo! Bravo! Andiamo da qui, tutti gli studenti, andiamo in giro! Per questo chiediamo al governo di darci le risposte che le persone si aspettano. Noi, come sempre abbiamo detto in questi anni, abbiamo un grande senso di responsabilità che ci viene dalla nostra storia e anche dalla nostra forza. Noi sappiamo che quando sei più forte devi essere anche più responsabile, ma proprio perché siamo più responsabili chiamiamo a responsabilità anche gli altri, alle imprese a cui chiediamo di fermare i licenziamenti, alle associazioni di impresa a cui chiediamo di firmare i contratti con la più grande organizzazione e non senza la più grande organizzazione, a tutti in cui rivendichiamo
i diritti dei lavoratori di poter votare e responsabilità anche al governo, non verso di noi, ma verso le facce di questa crisi, verso chi è più debole, verso chi va verso la povertà, verso quel mezzogiorno che è totalmente dimenticato, verso gli esclusi, verso tutti quelli che vivono solo della loro capacità, della loro onestà e del loro lavoro. Oggi è la giornata in cui continuiamo a domandare questo cambiamento, non per noi. Noi non siamo un soggetto, un sindacato che pensa solo a pochi. Noi lo facciamo nell'interesse di questo straordinario paese che grazie al lavoro, grazie alle lotte di chi ha ricostruito la democrazia e la libertà, noi vogliamo continuare a caricarci sulle nostre spalle, per tutti e non per una parte, per tutto il paese e non soltanto per una regione, per tutti coloro che lavorano in Italia, italiani o non italiani, e non per dividere su base etnica nessuno, perché noi sappiamo, ed è il nostro amore più grande, che come la democrazia è una e non può essere due, così anche i diritti sono uno e non possono essere due. Non c'è un diritto per quelli che a me mi piace e un diritto diverso per quelli che non mi piacciono, perché la democrazia in 200 anni ci ha insegnato questa profonda verità, che è la nostra, che tu devi rispettare i diritti di tutti, anzi, soprattutto i diritti degli altri, perché solo così difendi la tua libertà e quella degli altri, solo così la tua democrazia e quella degli altri, solo così i tuoi diritti e quella degli altri. Grazie, perché siete in tanti, grazie al Veneto, grazie a Padova, altro che Nord-Est rassegnato, altro che Nord-Est razzista, altro che Nord-Est che si chiude. Oggi scriviamo una pagina bellissima per questa regione e per il futuro del paese. Grazie e viva la CGIL! Salutiamo e vi ringraziamo tutti, 40.000 lavoratori.